Amici di Udine, cercasi ben ritrovati. Oggi è molto freddo, ma noi non ci fermiamo perché vogliamo raccontarvi Udine, la città degli sportivi. Per farlo andremo in tre impianti diversi per raccontare la storia di chi ha fatto lo sport udinese, ma anche per parlare del futuro, come ogni puntata. Sono con Faustino Anzili in uno che è stato uno di quelli che sono stati i templi dello sport udinese, davvero, ovvero il camposcuola di Paderno, che ha una storia gloriosa e che speriamo possa regalarci tanti altri atleti, perché no, olimpici. Potrebbe essere, questa è una storia veramente curiosa ed è stato Manlio Benedetti, allora presidente del CONI, a volere questo campo scuola. È stato inaugurato, meglio, c'è stato il tentativo di inaugurarlo nel giugno del 1960, l'enfasi delle Olimpiadi di Roma e tutte queste cose, se non che un'acquazzone incredibile ha impedito a Bruno Zauli di effettuare questa inaugurazione. Un anno dopo hanno inaugurato qui un triangolare di atletica leggera con l'Austria e l'Olanda. Ricordo che nell'Olanda gareggiava la Fanny Blackcoin, che aveva vinto 4 medaglie d'oro alle Olimpiadi. Quindi fu una festa incredibile. Questo campo scuola sostituiva il vecchio Moretti, in quanto la promiscuità tra calcio ed atletico non andava bene. C'erano orari da rispettare, non si poteva usufruire del campo quando i giocatori si allenavano. Quindi i sovrintendenti dello sport di allora giustamente dicono: facciamo un campo scuola. Cos'è cambiato dal 1960 su questo campo, dove tantissimi si sono allenati, ci sono state tante persone che hanno avuto ottimi successi, ci sono stati tanti allenatori poi anche che hanno avuto una loro carriera? Sì, è vero, è cambiato, ma io credo che la diffusione di tante discipline sportive, l'incapacità degli allenatori di diversificare ed orientare i propri ragazzi verso altri sport abbia un po' così smorzato l'entusiasmo. Quindi qui c'è difficoltà a trovare dei talenti, talenti che cosa dire, delle fortunate combinazioni genetiche, cioè a ognuno il suo sport. Tanti ragazzi giocano a basket, però non hanno la percezione tecnico-tattica delle situazioni. Sarebbero più adatti a fare atletico, magari salto in alto. E oggi non abbiamo qui a Udine un atleta che sia in grado di fare 2,20 m. Eravamo appassionati di questa specialità, ci siamo impegnati, abbiamo viaggiato molto anche all'estero, speso molto nel tradurre testi dal tedesco, dal russo, eccetera, e abbiamo così dato un indirizzo che poi ha portato alle Olimpiadi dei nostri ragazzi come Enzo De Forno, come la Donatella Bulfoni, prima donna friulana a partecipare alle Olimpiadi nell'atletica leggera nel 1976 a Montreal. Abbiamo fatto qualche passo e siamo sul rettilineo finale dei 100, quindi il momento più emozionante per qualsiasi atleta. Però laggiù c'era il sacco del salto con l'asta, proprio di fronte alla scuola Marconi, che una volta non si vedeva perché c'erano delle alte siepi, degli alti alberi. Adesso invece è tutto libero, si può vedere la scuola, si può vedere il parcheggio e ovviamente si vede anche il salto con l'asta, perché noi nei salti ce la caviamo bene. Sì, ce la caviamo bene, anche perché insomma la nostra popolazione è una delle più alte d'Italia e pertanto ho portato questo tipo di specialità. Al Moretti, un certo Vecchiutti, è stato primatista italiano per lungo tempo saltando con l'asta, cadendo sulla sabbia. Ora l'inconveniente della sabbia è stato superato con la gomma piuma, quindi sì, c'è una differenza sostanziale. Qui sulla gomma piuma si può cadere sulla schiena, ma sulla sabbia è un po' pericoloso, direi, è vero. E allora erano un po' dei circensi questi. Esatto, saltare, passare dai materiali diversi, dai materiali di alluminio fino a quelli di fiberglass, quindi flessibili molto, che ti
catapultavano verso l'infinito, direi, no? Difatti il motto dei saltatori è Excelsior, più in alto, più in alto. Ecco. E da qui poi, per passare a un'altra specialità che ci ha dato molto soddisfazione, quello del salto in alto, che in questo momento però ha un calo notevole, in quanto è difficile trovare un ragazzo qui che faccia 2,15 m. Beh, qua siamo ovviamente sul campo scuola di Paderno, dove tanti si sono allenati, no? Barella, dicevamo prima, con il salto con l'asta. Salto con l'asta, sì, Barella nel salto in alto invece del forno, Toso, Talotti, tutti e tre che hanno fatto le Olimpiadi. Un po' più distanti abbiamo abbiamo l'attrezzatura per il lancio del martello, che dà molte soddisfazioni anche in questo momento a un tecnico storico, Mario Vecchiato, che ha fatto anche lui le Olimpiadi, e ha portato un suo ragazzo, ora medico, Povegliano, alle Olimpiadi di Londra. Negli anni la scenografia del campo scuola di Paderno non è cambiata moltissimo, come non sono cambiate queste gradinate su cui si sono fatti tanti salti di preparazione, vero? Balzi anzi. Balzi, sì, balzi. Certo, una delle attività, insomma, propedeutiche alla specialità che i ragazzi seguivano. C'è da dire però che una storia da raccontare è quella che si riferisce al sottogradinate, dove d'inverno gli atleti sollevavano quintali di pesi, e da lì è nata anche una sollecitazione piuttosto robusta alle autorità affinché provvedessero per un locale idoneo. Ricordo che c'erano delle stufe a gas che cercavano un po' di moderare la temperatura, e qui d'inverno, insomma, fa anche freddino, sì. È vero. Come noi possiamo sperimentare oggi. Ci si rischia di infortunare. Ecco, e dopo 50 anni, nel 2003, giù di lì, è stato inaugurato il Pala Indoor, dedicato ad Ovidio Bernes, che è stato uno dei pionieri dell'atletica friulana. Adesso com'è la situazione dell'atletica? Intanto l'abbiamo detto, il Pala Indoor è del 2002, e quindi questo è stato, stato l'ultimo operato, l'ultima realizzazione da parte del comune per il mondo dell'atletica. Non ci sono forse i talenti di un tempo, però ci sono dei ragazzi che danno buone prospettive. Sì, e ci sono dei ragazzi che hanno vestito la maglia azzurra, quindi sono delle promesse. L'avvio è questa, quindi hanno impregnato di sudore la maglia della nazionale, splendido. Nel nostro percorso fra i luoghi antichi dello sport udinese ci siamo spostati in un luogo doc, Davide Michalic, che è vicino a me, perché questo è un po' il triangolo della morte dal punto di vista sportivo: Benedetti, Moretti, poi c'era l'oratorio anche del Tempio Ossario, che per tantissimi è stato un po' il luogo di tanti giochi, poi il San Giorgio, quindi qui vicino al centro di Udine veramente tante generazioni sono cresciute facendo sport anche in maniera spontanea. Non vorrei sentirmi anch'io antico, Caravale, però questa era Udine una volta, negli anni del terremoto, pre e post, la città si sviluppava moltissimo qua. Qui c'era la Barda Bruno, che era il covo di tutti gli sportivi, il primo gelato di Udine, il Benedetti, dove siamo cresciuti tutti, chi giocava a basket, chi tirava di box, chi faceva judo, chi semplicemente veniva a vedere l'attività sportiva solamente per stare insieme. In questo marciapiede abbiamo giocato tutti a calcio. Questa ringhiera? Questa per me era la ringhiera della mia vita, io veramente sono cresciuto qua, quando magari ogni tanto, quando io abitavo lì, ero un po' così giù di morale, venivo qua, mi appoggiavo in questa ringhiera e cominciavo a sognare. Perché poi una volta c'era meno Udine, non c'è niente, quindi il tempo si passava molto più a sognare che a fare.
Ci si annoiava. Ed era bellissimo, no, per me era bellissimo, ricordo la mia infanzia meravigliosa, eravamo tutti fratelli, tuttora quando ci si incontra qui della mia generazione, veramente eravamo tutti fratelli. Poi c'era la Moretti, si andava a Udinese che faceva allenamento, o dove magari quando non si andava a scuola qualche giorno particolare, tutti là, ed era qui dietro. Venivamo tutti qua a giocare a calcio, a vedere i nostri campioni che si allenavano. Perché qui giocavate a calcio? Ma qui di fianco giocavamo a calcio, era il campetto di calcio sul cemento, ci si cadeva, ci si sbucciava le ginocchia, ma non si mollava mai, ma veramente io passavo, non scherzo, 7-8 ore al giorno qua, era bellissimo. E ti ripeto, era molto più facile vivere, avevamo molti meno attrattive possibilità, sicuramente i nostri figli, nuove generazioni, sono avanti in luce, però io ogni tanto ricordo a mio figlio che il gusto del campetto e della strada, del marciapiede, rimane qualcosa che non ha valore. Poi magari i miei figli mi guardano e mi dicono: papà, tu sei un uomo ormai vecchio o di un'altra generazione, non so, però un dinosauro può essere, però credo che il valore del marciapiede veramente sia inestimabile. Ho vissuto a 360 gradi e in cui io mi sono sentito sempre a mio agio anche negli anni bui, che non c'era niente, non c'era neanche una pizzeria per mangiare. E poi la pizzeria, quando sono cominciata a nascere, ci diceva di non andarci perché era piena di militari. Era più un problema per voi femminucce che per noi maschietti, no? Perché arrivavano militari da tutta Italia, a Udine, c'era sempre, pioveva sempre, uggioso, il pomeriggio d'inverno alle 4 era buio. E sai cosa facevamo? Andavamo in giro a suonare le porte a chiedere le caramelle, no? Soprattutto quando hanno preso le belle mascherine di carnevale, c'è questo periodo qua. Cioè, pensa a quanti ricordi. E da lì nasce il mio amore morboso di questa città, che adesso mi piace vedere come uno dei salotti più belli d'Italia, ma che non è stata sempre così. E qui dentro abbiamo visto tanti grandi campioni giocare e dedicare il loro tempo a noi giovanotti che ci mettiamo lì per terra adoranti a guardarli, e loro magari fra un tiro e l'altro venivano a stringerci la mano, a firmarci un autografo, che poi andavamo a casa sotto il cuscino. Adesso è molto più facile potenzialmente per un giovanotto avere gli strumenti per fare carriera o per sfondare nella propria disciplina sportiva dei sogni, che rimane di solito o il calcio o il basket da pallavolo. Cioè, qui siamo bravissimi in tantissime discipline, però lo sport di massa sono quelli, il calcio, il basket per i maschi, la pallavolo per certo. Le ragazzine. È chiaro che adesso sarebbe più semplice, poi però, perché ci sono molti più strumenti, perché la tecnologia ha raggiunto livelli altissimi, perché c'è una preparazione anche da parte degli allenatori potenzialmente, teoricamente, molto più elevata. Quello che manca è la passione, ecco, e soprattutto la prima difficoltà si molla. Questo è magari il messaggio che voglio dare ai ragazzi, ci sono mille modi per sfondare nello sport, mille modi per trovare la propria dimensione, non è detto che uno debba diventare campione, non è detto neanche che debba diventare allenatore o dirigente, ma può essere parte integrante di un sistema, di un movimento che, come stiamo raccontando adesso, ha radici profonde, grande tradizione e una grande scuola. Ognuno di noi può trovare il suo spazio. Qui dietro, su questo parquet, chi ha giocato, chi si è allenato? Sono tanti eroi, gli eroi della Snyder, o Joe Allen, Claudio Malagoli, Giulio Melilla, purtroppo prematuramente scomparsi, ma veramente dei supereroi, Nino Cescutti. Io mi ricordo, però ero già una generazione precedente alla mia, io ricordo nettamente, per me il mio idolo è stato Rino Bruni, un grandissimo, un tiratore eccezionale che poi è vissuto gli anni più belli della sua carriera a Gorizia, gli anni in cui c'era Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone che dominavano. Gorizia forse è stata la culla del basket in Italia, un peccato che adesso non abbia una grande prima squadra che traga. Cioè, questi erano i campioni di una volta, probabilmente come dici tu figli del tempo, ma che ci hanno permesso di innamorarci. Io nel mio piccolo cerco di far tesoro di queste esperienze e di provare a trasmettere sempre alle nuove generazioni dei messaggi positivi, perché basta poco, magari tu sottovaluti una pacca sulla spalla o fermarti a chiacchierare 2 minuti con un bimbo, ma invece può avere, come ha avuto per me, effetti strapositivi, perché guai se non avessi avuto questa infanzia. A Udine, secondo te, gli impianti sono sufficienti? Ci sono tutte le condizioni per poter fare bene sport, per crescere questi talenti che adesso un po' mancano? Sì, mancano, come dicevi tu prima, torniamo a quello del discorso precedente, sicuramente figlio dei tempi che vanno avanti. Oggi un ragazzo ha altre alternative, per fortuna o purtroppo, per far carriera, per trovare la sua strada che non sia lo sport, no? Perché ormai sono tutti studiano, per fortuna, e sono un sacco di soluzioni alternative. Sai, a livello di calcio abbiamo l'eccellenza massima che è lo Stadio Friuli, quello sicuro. Peccato abbiano buttato giù Moretti, perché per me è uno dei grandi scempi, no? Andava mantenuto al 100% col senno di poi. A livello di impiantistica siamo in grande difficoltà per quanto riguarda gli sport indoor, e non a caso si parla di nuovo Palazzo dello Sport. Il Carnero ormai è piccolo e vecchio, e il Benedetti,
Nonostante i lavori? Nonostante i lavori, e Benedetti, che è la mia seconda casa, io ci ho dormito qua sotto durante il terremoto con i miei fratelli amici, fratelli e amici, e Benedetti ormai è totalmente inutilizzabile, abbiamo provato a gestirlo anche noi come APU per un periodo, ma fa buchi da tutte le parti, è un peccato, ma fa veramente fatica a contenere questa massa di ragazzini che necessita di fare sport, non solo pallacanestro, qui c'è judo, c'è la box, c'è pallavolo, quindi credo che per quanto riguarda l'indoor sicuramente abbiamo bisogno di un palazzo. Poi mi sembra che la scherma sia messa bene, e gli altri discipline, l'atletica è messa bene, credo, no? Perlomeno con via del Maglio. Diciamo che sono tanti anni che non si fanno degli impianti nuovi, non ci sono realizzazioni nuove, forse manca anche qualcosa dal punto di vista dello sport per tutti anche. Sicuro, la priorità comunque è fare un palazzo dello sport, e non lo dico da baschettaro, non può una città come la nostra non avere un impianto indoor da 5-6 mila posti all'altezza di quelli che sono i tempi che vanno avanti. Ciao, sono Graziella dei Marsur Runners. A Udine servirebbe un potenziamento del Parco del Cormor, migliorando i fondi stradali, l'illuminazione e anche la sorveglianza. Ciao, sono Michele dell'associazione Marsur Run. Una cosa che a Udine manca sicuramente è un'alternativa alla piscina esterna del Palamostre nel periodo estivo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Federica Toldo e sono di Udine, anche se vivo all'estero. E il messaggio che volevo far pervenire è che il campo di atletica di Paderno deve tornare ad essere pubblico. Sono il professor Marano del liceo Marinelli di Udine. E come richiesta mi piacerebbe che questo spazio alle mie spalle fosse adibito ad un centro polifunzionale. Ciao, sono Matteo Restivo, da qualche anno membro della Nazionale Italiana di Nuoto, originario di Udine ma ormai trasferito a Firenze per problemi principalmente di impianti, perché a Udine manca una vasca olimpionica da 50 metri coperta e tanti dei talenti regionali sono costretti ad emigrare esattamente come me. Ciao a tutti, sono Ugo Rossi, socio volontario dell'associazione Aurora Udine Est. Ovviamente qui in quartiere è la situazione che i bambini e i ragazzi non hanno più una società di calcio dove poter giocare già da diverso tempo, sono più di 2 anni e mezzo. Ciao, sono Michela Bonessi. Ho fatto parte della Nazionale Italiana e per seguire la mia passione di sempre, ovvero la corsa, mi sono trasferita qualche anno in Alto Adige. Il mio sogno sarebbe quello di avere delle piste ciclabili senza soluzione di continuità e che permettano una maggiore accessibilità al centro, sia da parte di chi utilizza le due ruote che da parte di chi utilizza le due scarpe. Ciao, sono Daniele Orioli, allenatore della Pallamano Cussudine. Servirebbe un campo 40x20, magari tensostruttura. Sono Marzia Tavano, delegato regionale per la FIGH, Federazione Pallamano. E a Udine sarebbe necessario avere più strutture con un campo 40x20 omologato, con degli spalti che possono usufruire gli spettatori. E a Udine c'è solo un impianto con queste caratteristiche e il più delle volte deve essere condiviso con più società. Sono Federico, Marsur Runners. Secondo me a Udine la cosa che manca davvero è la possibilità di accedere a una pista di atletica libera da vincoli di iscrizione e senza costi aggiunti per il cittadino. Mi chiamo Antonio Scalettaris e gioco in Serie A per la Rugby Udine Union FFG. E mi piacerebbe che nel nostro impianto sportivo ci fosse una tribuna coperta. Purtroppo breve percorso negli impianti storici di Udine, siamo arrivati alla fine e siamo in quello che è sicuramente uno dei luoghi nel cuore degli udinesi, ovvero il Moretti, quello che adesso è il Parco Moretti. Per raccontarci qualche aneddoto, qualche storia relativa a questo storico impianto, ho deciso di coinvolgere un ex giocatore che è un po' di volte qua ad allenarsi e giocare è venuto, Paolo Miano. Eccolo qua, che sei già arrivato. Eccomi. Sei già qui. Sono già qui, stavo guardando com'è cambiato. Com'è cambiato il parco? Adesso è un parco. Il panorama, sì, è un parco. Tu sei venuto un po' di volte qua, no? Io sono venuto negli anni 70, quindi ero un ragazzino e con il mio borsone di allenamento
Adesso i telespettatori non vedono, ma qui c'è un viale che fiancheggiava il campo B. Da quella parte là invece c'era il Moretti vero e proprio con le sue tribune storiche e addirittura un altro terzo campo in fondo laggiù, il campo C, che veniva poco utilizzato. Tu arrivavi con l'autobus, entravi proprio dall'ingresso che è alle nostre spalle. Da questo ingresso, sì, che è stato un po' ristrutturato, arrivavamo qui, dovevamo fare qualche centinaio di metri e dentro negli spogliatoi allenamenti 2-3 volte alla settimana. Poi dopo un po' ti sei abituato, no, a venire al Moretti, ma all'inizio che emozione provavi arrivare in, questo, allora, in questa struttura? Se vogliamo dare proprio il primo... Anche perché tu non sei di Udine. No, io non sono di Udine, sono di San Pietro al Latisone, giocavo nella Gaglianese di Cividale e il professor Gino Lizzero, allenatore storico delle giovanili dell'Udinese, mi fece acquistare dalla società e il primo ricordo che io ho del Moretti è il provino. Dietro la porta della, diciamo, sud del campo principale, dove c'era un tappeto bellissimo anche fuori dal campo, era un biliardo il Moretti quella volta, ho fatto questo provino prima di una partita amichevole tra Udinese, che era in Serie C, e il Genoa, dove nel Genoa c'era un certo Mariolino Corso, ex giocatore dell'Inter, famoso per la punizione a foglia morta, che in quella amichevole che io vidi fece 2 gol nel 7. In quel modo lì? Esatto. Ma il provino andò bene? Cosa il provino andò bene, infatti io l'anno dopo fui tesserato con l'Udinese, però il primo anno non mi allenavo all'Udinese, bensì al Tomadini, perché ero categoria giovanissimi. Qua si allenavano allievi regionali, juniores o berretti quando c'erano e qualche anno dopo la primavera. Poi sei entrato man mano nelle varie categorie crescendo e il Moretti è diventato la tua casa? Sì, il Moretti è diventato la mia casa, intanto diciamo che era stato inaugurato lo stadio Friuli e quindi io mi allenavo e giocavo con la primavera sul campo Moretti. Le mie partite che ho disputato sono state fatte tutte con la primavera, mentre in prima squadra abbiamo giocato sempre allo stadio Friuli. Però tutti gli allenamenti, quindi dalla stagione 80-81 in cui sono ritornato a Udine e ho iniziato a fare la Serie A fino all'86-87, tutte quelle stagioni l'allenamento veniva svolto qua. Facciamo 2 passi. Facciamo 2 passi. Paolo, proprio questa erba che stiamo calpestando in questo momento era sul terreno dove c'era una volta il campo A, però diciamo che lo status non è proprio lo stesso, no? No, adesso è cambiato parecchio, io non so se proprio eravamo sul campo o al bordo, comunque il campo era situato in questa direzione, là c'era la vecchia tribuna e se devo parlare proprio del campo Moretti del Prato, devo dirti, non so se l'ho già detto prima, che era un biliardo, era perfetto. E io di questo campo ho tanti ricordi, purtroppo non ci ho giocato a livello di prima squadra, ma ci ho giocato, come dicevo prima, con la primavera, però ho tanti ricordi. Per esempio, il campo Moretti, tutto questo parco, l'anno 1976, l'anno del terremoto, era diventato una tendopoli. Ma comunque l'attività era ripresa e quindi dopo maggio, da luglio in poi, noi venivamo a allenarci e qui c'era un accampamento pieno di tende, di pompieri, di camion, di robe, però noi si continuava a allenare, la squadra faceva il suo, eccetera. Magari qualcuno buttava l'occhio all'allenamento. Poi un altro aneddoto che forse tanti non sanno, sono le persone più anziane. D'inverno questo biliardo diventava giallo, perché? Perché con le prime gelate, quando l'erba ingiallisce, eccetera, non c'erano le cure che hanno oggi i macchinari. Allora cosa succedeva? Il custode Leone, che se un ragazzino del settore giovanile osava mettere piede lo rincorreva col rastrello, lo ricopriva di truccioli di segatura.
quindi il campo diventava giallo, le righe venivano spazzate, segnate con una calce rossa e sia la prima squadra che la primavera continuavano a giocare per tutto il periodo invernale su questo terreno giallo. Questo tappeto di segatura. Esatto, quindi era bellissimo nel senso che non esisteva ghiaccio, non esisteva fango, giocavi tranquillamente a calcio. Poi questa cosa si decomponeva, diventava humus e l'erba tornava a spuntare. Dietro la porta, questa qui a sud, c'era un campo da tennis regolamentare segnato con la calce e con la rete dal tennis, dove noi giocavamo a calcio tennis. Con chi? Con Zico, con Causio, con Edigno, con Suriak, e quindi noi ragazzini di 20-21 anni, tutti in fondo, alzare pallone e guardare come si gioca e imparare. Hai imparato allora, qualcosa? Ho imparato qualcosina, ho visto quei signori che erano veramente dei campioni. Tu che sei maestro di calcio adesso, che sensazione hai nei confronti delle nuove generazioni? Perché un po' di ragazzini li hai visti nel corso degli anni. Hanno voglia ancora, la stessa passione che avevate voi, hanno le stesse strutture di cui potevate disporre voi, perché alla fine questo per Udine era un impianto super per l'epoca, no? Sì, però noi eravamo quelli fortunati, cioè io dal paese, come tanti miei ex colleghi, venivamo chi dalla Carnia, chi dalla Bassa, così, ed eravamo dell'Udinese, Serie C era già un orgoglio poter calpestare questi campi, avere la divisa dell'Udinese. Adesso i bambini forse hanno più, nel senso che hanno attrezzature migliori, scarpe nuove ogni 3 mesi, il modello, eccetera, eccetera. Quello che manca in generale forse è la tecnica di base, quella che noi su questo campo qui, con dei maestri come il professor Gino Lizzero, De Stefano, Pravisano, eccetera, eccetera, adesso mi dimentico qualche nome, abbiamo, oltre ad essere già bravi di nostro, ma abbiamo reiterato continuamente, cioè tecnica individuale come se piovesse. Alla fine, per nostra fortuna, io e qualche altro mio collega siamo arrivati a giocare in Serie A. Purtroppo ci sono mille incognite. La cosa principale appunto è avere dentro questa passione, questa voglia. Io nel mio percorso da ex giocatore e da allenatore ho visto qualche ragazzino che ha fatto la trafila ed è arrivato in Serie A. Quelli avevano il qualcosa in più, quindi ce n'è uno su 100, per dire una percentuale, quello ha qualcosa in più e forse se è fortunato, se la fortuna lo aiuta, arriva in Serie A. Quindi quello che manca a questi ragazzi, oltre, ripeto, alla tecnica individuale, al divertimento, alla gioia di giocare a calcio, è la passione, la voglia, la perseveranza. Dopo ci sono mille altre componenti. Sicuramente però non avranno lo stadio Moretti, ma hanno tantissime altre opportunità, i pulmini che girano. Cioè, diciamo che il mondo del calcio è quello un po' più fortunato qua, no? Esatto. In Italia non si possono lamentare. Purtroppo non c'è più, c'è un bellissimo parco, è un polmone verde in mezzo alla città. Peccato, perché uno stadio così storico, pensare che la tribuna era bellissima se fosse stata ristrutturata così. E, che ne so, ti faccio l'esempio di Torino. Torino adesso sta parlando del Philadelphia vecchio, l'abbiamo rimesso a posto, la squadra si era lì. E quella è la storia del Torino. Peccato che non ci sia la storia dell'Udinese col campo Moretti. Questo è un peccato.